Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea TP. Siamo qui di nuovo con mi ricordo che stiamo scrutando la cassettina Super Com 64 numero 43 per Vinci e solo per Vinci. Stiamo scrutando questa cassettina per tutti noi, perché questa cassettina merita tantissimo rispetto, come diceva il buon Vinci. Abbiamo visto Luke Dino, abbiamo visto Lucky Jewel, abbiamo visto Protoxol. E oggi andiamo a vedere, voglio giocare a uno shooter, quindi voglio giocare a Pirig, che è tantissimo che non lo gioco più. Quindi, visto che dobbiamo fare tutta la cassettina, giochiamo a Pirig, che però so che è uno shooter, quindi continuiamo a scrutare questa cassettina. Super cassettina fino adesso. Abbiamo visto tre titoli, uno più eccezionale dell'altro. Vediamo se anche Pirig mantiene lo standard elevato di questa cassettina. Vediamo cosa diceva. Il tuo caccia ultramoderno è impegnato in una missione che può compiere solo lui. Penetrare dietro le linee nemiche, superare tutte le loro barriere di difesa, raggiungere la base, quindi distruggerla. Premi sparo sul joystick in porta 2 e preparati per la battaglia. Tu puoi controllare la velocità del tuo velivolo, la quale modifica il numero di cannoni impegnati nello sparo. 2 nello sparo, 2 alla velocità minore e 1 se superi una certa velocità. Sì, ricordo questa particolarità di questo gioco. È molto interessante questa particolarità di questo gioco. Si consiglia quindi di rallentare quando devi affrontare uno stormo di mezzi nemici. Fai molta attenzione ai rilievi del terreno, perché potresti sbatterci e quindi schiantarti al suolo. Sì, è interessante questo shooter, eh? È interessante. Shooter del 90, che non ricordo adesso nemmeno il titolo originale, non sono andato a vedere, ma non conta perché noi dobbiamo vedere la versione edicola. Quindi subito subitissimo andiamo a fare una bella partita a Pirig. Tra un secondo, eccoci qua al gioco. Pirig, che è un bel shooter, appunto questa caratteristica della velocità che accennava la descrizione dell'edicola, che fa da contorno a tutto il gameplay. Può ricordarmi, non a me, mi ricorda l'aspetto, può ricordare Xevious, ma di Xevious prende solo apparentemente un attimo alcune similitudini per via dell'aspetto, per via dello scroll continuo, ma questo fatto della velocità lo rende completamente diverso nel gameplay. Non possiamo sparare come Xevious a terra, ma solo a... Ma adesso andiamo a farci un paio di partite, perché anche questo qua è un ottimo shooter, eh? È un ottimo shooter. E partiamo da qua e vediamo che io posso controllare il velivolo. Lo scroll è continuo, velocità normale, velocità doppia, e posso sparare una sola volta quando vado a velocità doppia. Questo cosa serve? Serve tantissimo a scopo di gameplay, per evitare i nemici, per prenderli nella maniera giusta, ma si capisce meglio giocandolo. È ottima quella cosa qua, tipo qua io vado veloce, sennò questi mi inculano per poi rallentare. Quindi questa meccanica sarà di contorno a tutto il gioco, come qua. Non ne sto beccando neanche uno, ma e fa la differenza, molta differenza, fra la vita e la morte. Quindi facciamo un paio di partite, perché è un shooter molto interessante, un shooter molto bello. Tengo premuto, dai, così faccio meno casino. Sì, dovrei colpire, uccidere anche qualcuno, non sarebbe male, perché potrebbe fare anche qualche punto, sarebbe gradito. E avanti così, abbiamo finito il primo livello, così. Attenzione, perché già al secondo livello il gioco si incazza parecchio, e non devo andare addosso ai rilievi del terreno, tipo qua sembra di essere su Marte, questa superficie marziana. Devo stare attento a non andare addosso a
rilievi, perché sennò muoio. I rilievi più accentuati, non quelli. E quindi con la giusta attenzione si può fare. Attenzione, è difficile, difficile severo come gioco, ma giusto. Bene, sono tutto in game over. La menata è che devo rifarlo, sennò so devo salvare se voglio andare avanti un po'. La menata è che se muoio mi fa rifare sempre, mi fa sempre ripartire dall'inizio. Non mi fa sempre rifare, sempre partire dall'inizio, sempre ad ogni stage. Se io muoio mi fa sempre partire dall'inizio dello stage, quindi bisogna stare molto molto attenti. Primo stage abbiamo capito, questi possono andare al diavolo. Vado veloce anche qui, però se vedete che se prendo, ok, il giusto è da farci la mano, è da farci un attimo la mano, ma un bel shooter che può offrire piacevoli momenti di gameplay. Ok, qua abbiamo finito, adesso stiamo un po' più attenti al secondo livello, non morire subito, riuscire ad arrivare almeno al terzo non sarebbe una brutta cosa. Sì, ma se faccio così, porco il demonio, adesso mi comincio a incazzare. Piano, vai piano, vai piano, che chi va piano non si sa dove va. Stare molto attento ai rilievi, a tutto quello che mi può fregare. Se a me piace, io vorrei andare veloce. Ecco, in questi casi può salvarti la vita, andare veloce. Può fare la differenza. Poi bisogna avere anche la fortuna di essere al posto giusto. Ecco, come in questo caso sono al posto giusto. Attenzione, qua muoio, mi sa. Attenzione, no, l'ho schivato del craterone, fortunatamente. Perché sì. Ok. Attenzione qua, via, 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 via. Veloci. Schiviamo quelli che vediamo che sono estremamente pericolosi. Schiviamoli. Ok. Ridi e scherza, sono arrivato a livello 3 qua. Vedete come cambiano? No! Come cambiano gli stage. Lì sono volato addosso io. Bisogna dosarla giusta la velocità. Mamma mia, stavo morendo ancora, Via qua vaffanculo. Andate al diavolo. Quindi adesso bisogna stare attenti, perché anche no, alle cose che possono farmi male, tutte quelle cose lì in rilievo e sporgenza mi possono distruggere, quindi tipo queste anche, quindi devo stare all'occhio. Aiuto, mamma mia, fanno paura a me quelli lì, vaffanculo, non c'è nessuno. Via. Ok, qua sono attento a vedere dove vado, a vedere dove sono e chi arriva a volermi uccidere, perfetto. Soprattutto in quelle fasi qua dove, porco il demonio, game over, ma già meglio, visto che è poco, mi fa entrare anche in classifica, quindi, ho scritto A, va bene, no, una terza partita ci sta tutta, caro mio Vinci, ci sta tutta, e vediamo se riusciamo a, vediamo di fare un po' più punti, fare una partita incentrata sui punti, sarebbe una bello anche come videosfida, non è una videosfida ufficiale, ma chi volesse magari può, sui 3 tentativi, tanto è la terza partita che sto facendo, quindi va anche bene. Però io ho giocato più che altro cercando di questi via. Andando, vabbè, chi se ne frega. Io ho puntato alla sostanza in questi due tentativi, volevo andare avanti.
Via, via, via. Più avanti possibile. Ok, via. Non uccido nessuno. Non ho visto neanche quanti punti ho fatto nei primi due, quindi... O chi vuole può prenderla anche come video sfida. Uccidiamo le quattro qua che... Ok, quattro punti in più non fanno male. E abbiamo finito il primo livello. E abbiamo finito il primo livello col misero score di 2800 punti. Qua... abbiamo capito che bisogna stare un attimo all'occhio, perché se no il gioco comincerà a punirti. Ok, ho già preso più cose, quindi andiamo veloci qua. Andiamo veloci. Questi uccidiamoli. Stanno attenti a non crepare. Qui prima sono andato da qua e era tutto ok. C'è questo che possiamo evitarlo. Ok. Va bene così. Poi qua adesso non arriva un casino che io è meglio che li evito. Vado a fuoco. Questi li evito così perché sennò mi uccidono sicuramente. Sono solo nella posizione giusta. E attenzione perché abbiamo finito anche il secondo livello senza perdere una vita, quindi questo è importante. Però il punteggio è abbastanza blando e misero. Terzo livello. Ecco, questi esami mi schiatto tantissimo di... Oh, guarda che culo. Mi ho preso dentro a caso. Oh, questi via. Qua muoio, no. Sto andando un po' anche a caso, però voglio sopravvivere il più a lungo possibile. Mamma mia, fa paurissima. Questi posso ucciderli senza rischiare. Sì, manco uno l'ho preso. Due l'ho preso. Questo vai al diavolo, via. No! Sono andato veloce, ma non dovevo andare veloce. Qua sì però, perché sennò questi mi curano sicuro. Quindi ho perso la prima vita, quindi è veloci, ne ho uccisi due, va bene. Quindi bisogna stare molto attenti ad usarla la... questi mini, via la velocità, vuole avere anche la fortuna di usarla al momento giusto. Attenzione qua, questi mi hanno inculato prima, ma io insisto, prima ho stato stupido io che sono voluto andare veloce. Ancora, porco il diavolo, stavolta mi è scappato. Aiuto, non mi sento sicuro qua. Il culo sta andando di culo, no, aiuto, qua scappo. Attenzione, ce la fa. Attenzione, sono al quarto livello. Guarda che bellezza. Qua è molto Xevious. Io scappo. La mia tattica è scappare da tutti e da tutto. Qua adesso sarà un bel casino. Non sempre la mia tattica funziona. Volevo scappare da tutto e da tutti, ma giustamente mi hanno incurato l'ultima vita. Ma questi non posso ucciderli tranquillamente, ok. Anche secondi, se... ho la fortuna di stare nella posizione giusta, che è qua. Grande. Ok, quindi andiamo avanti piano. Oh sì, così mi piace, questi sono prevedibili. Attenzione perché qua mi sa che crepo, Sto attento anche alle sporgenze del terreno. Mi sembra un livello che se andavo... ho preso paura da quei cose lì. Comunque è bello il gioco, è carino, è molto... mi piace, è un bel shooter. Quindi anche per oggi è tutto. È stato un piacere. Alla prossima. Ciao.